Ha militato in tutte le nazionali italiane giovanili. Il suo recupero lampo dall'infortunio è stato premiato recentemente dal CT Conte con la convocazione. È Lorenzo De Silvestri, l'ospite della prima puntata della nuova rubrica Racconti Azzurri. Io avevo sempre detto che insomma mi ero fatto male in nazionale, che il mio obiettivo era ritornare insomma dove avevo lasciato. Infortunatosi lo scorso giugno nel match di qualificazione contro la Croazia, Lorenzo ha ricevuto in questi mesi il sostegno di tutti gli azzurri, a cominciare proprio da mister Conte, che per lui ha riservato parole d'elogio. Sono orgoglioso insomma di queste parole, adesso lo ripagherò presto, appena potrò, spero di essere comunque, di far parte a lungo di questo gruppo. Daniele De Rossi, essendo di Roma, è venuto a trovare Villa Stuart e insomma quasi tutti sono fatti sentire, anche Claudio Marchisio e Riccardo Montolivo, che anche lui ha avuto uno stop molto importante proprio in nazionale, mi ha scritto un messaggio bello. Devo dire che ho sentito il calore da parte di tutti, questo vuol dire che magari mi sono anche comportato in maniera per bene, insomma ho fatto vedere comunque di essere un ragazzo per bene, questo è una cosa molto importante per Lorenzo. Devo aprire? Vado? No, non ci credo. Madonna quanto ero piccolo. Mamma che bella. Risale più o meno, credo, 2003-2004. Sì, credo di sì. Qua la faccio vedere, eccola qua. Ero un po' senza barba, senza rughette, ero un giovincello. Sì, questa credo sia una foto prima dell'Europeo Under 17. Che feci qua con la nazionale, e lo facemmo credo in Toscana e arrivammo terzi e fu una bellissima esperienza, perché comunque sei piccolo, sei giovane, però hai voglia di indossare la maglia azzurra, la maglia azzurra è una cosa fantastica. Nel giro della nazionale dal 2003 all'età di 15 anni, nella crescita di Lorenzo De Silvestri è stata fondamentale la presenza costante dei suoi genitori, in particolar modo del padre, da sempre non proprio favorevole alla sua decisione di giocare a calcio. Ho fatto sin da piccolo lo sci di fondo e non sci di discesa come tutti quanti. Ho fatto ginnastica artistica, attrezzistica e ho fatto anche atletica. Però ecco, quando andavo a scuola, nelle pause, io insomma correvo giù e giocavo a pallone, giocavo a calcio. Quindi qualche volta cercavo di dire a papà, guarda, vorrei giocare a calcio, vorrei provare a giocarci. Ho fatto no, non se ne parla, magari più avanti. Ci tengo anche a ringraziare mio padre, perché quegli anni sono stati un po' turbolenti, anche se comunque mi piacevano, a me piace qualsiasi sport, sono proprio l'indole di fare sport, insomma le ringrazio pubblicamente anche in questa intervista. Vincitore nel 2008 del torneo di Tolone, nell'agosto dello stesso anno il difensore romano corona la sua lunga avventura nelle nazionali giovanili partecipando alle Olimpiadi di Pechino, una manifestazione che per lui, sportivo doc, assume un valore davvero speciale. Le Olimpiadi, beh, che dire, quella per me personalmente è stata, me la ricorderò per sempre, perché condividere il villaggio olimpico, anche se per pochi giorni, con, mi ricordo, Nadal, Paul Gasol dell'NBA, oppure passavano quelli che, lanciatori di peso, insomma quelli che facevano il maratone, quindi vedevi tutti i tipi di atleti, e per me che ho fatto tanti sport è stato veramente bellissimo. Debuttante a 19 anni nell'Under 21 di Pierluigi Casiraghi, nel 2010 poi De Silvestri riceve la prima chiamata della nazionale maggiore. È il 7 settembre allo Stadio Franchi di Firenze, c'è Italia Faroer. Mi ricordo che in tribuna ci fu anche Baggio, insomma, poi che noi vincemmo 5-0 con le Faroer, che anche se insomma erano le Faroer, ma non è mai facile vincere comunque con così tanti gol senza prenderne, anche se è una nazionale magari non di super livello. E, insomma, è stato proprio un esordio con i fiocchi, non me lo scorderò mai. Nella vita quotidiana di Lorenzo De Silvestri non c'è spazio però soltanto per il calcio e lo sport in generale. Il difensore azzurro è infatti un grande appassionato di musica, ecco perché gli abbiamo chiesto qual è la canzone che lo rappresenta di più. Bah, sicuramente Born to Run di Bruce Springsteen, perché insomma, tra virgolette, sono nato per correre, perché ho fatto tantissimi sport di, come ripeto, di sacrificio, di corsa,
il mio ruolo ora comunque di terzino è un ruolo comunque molto dispendioso. Parlando del suo tempo libero, poi abbiamo scoperto anche una grande passione per l'arte. Sentite un po' che paragone ha riservato per Buffon e Mister Conte. Buffon, direi Andy Warhol. Direi Andy Warhol perché è uno dei più grandi di tutti i tempi, e come lo è Gigi. Mister Conte, Jackson Pollock, che era un artista che lavorava con Collection Painting, un tipo di pittura molto dispendioso, molto con sacrificio, e quindi magari anche lui è uno che ci mette tantissima volontà sia negli allenamenti che in partita, lo vedi sempre lì a cercare di dare un aiuto alla squadra. Dopo aver conquistato la fiducia di Conte, ora De Silvestri sogna quindi di conquistare un posto per i prossimi campionati europei 2016 in Francia e magari chissà di disputare la finalissima in programma il prossimo 10 luglio a Parigi. Vorrei essere lì dove si svolgerà la finale sicuramente. È un sogno, per me è già un sogno indossare la maglia nazionale e partecipare all'europeo, insomma sarebbe proprio la ciliegina sulla torta, ecco. Un abbraccio e un saluto a tutti i numerosi tifosi di Vivo Azzurro.